Nella prima gara del girone di ritorno, l'Under 17 A e B del Napoli inizia l'anno così come lo aveva terminato. Dopo il pareggio rimediato contro il Virtus Lanciano, la compagine di Carnevale non va oltre l'1-1, subendo ancora una volta la rimonta degli avversari e disputando una gara decisamente sottotono dal punto di vista della costruzione della manovra, al di sotto delle proprie aspettative. Nel primo tempo il Napoli stenta ad imporre il proprio gioco, dimostrando un approccio pauroso al match e concedendo molto spazio alle manovre degli avversari. Al terzo minuto, su un cross in area di Tovalieri per gli ospiti, Bartiromo è costretto ad un retropassaggio di testa che mette in difficoltà Sheper, il quale però riesce a bloccare. Un minuto più tardi gli ospiti si rendono pericolosi con Romani, che guadagna il fondo e crossa al centro per Lavagna, ma la traiettoria di quest'ultimo termina di poco a lato. Mister Carnevale rimprovera più pressing ai suoi ragazzi, cercando di fronteggiare alla buona circolazione di gioco esercitata in questo avvio dagli ospiti. Al decimo minuto è ancora il Latina a sfiorare il vantaggio. L'azione insistita dei nerazzurri porta Berrauk alla conclusione da fuori area. Esposito stecca l'intervento, concedendo a Gennari una ghiotta occasione per violare la porta di Sheper, ma quest'ultimo respinge la minaccia, opponendosi con un grande intervento. Il giropalla degli azzurri è lento e spesso impreciso, concedendo campo alla compagine laziale. È ancora Gennari, il migliore in campo del Latina, ad impensierire Sheper su un calcio di punizione dai 25 metri, ma il suo tiro termina di poco a lato. Carnevale chiede ai suoi esterni in attacco di invertirsi di posizione, cercando di vivacizzare il suo fronte offensivo, con l'intento di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Al 20esimo, però, il match si sblocca. Santovito stende al limite dell'area russo. Sulla palla ci va Marino, che sfodera una precisa conclusione che si insacca nell'angolino basso della porta di Morandi. Il Napoli è in vantaggio, ma il Latina non demorde. Gli ospiti, infatti, a testa bassa, continuano ad arrivare con molta facilità nella tre quarti azzurra. Al 21esimo è l'attaccante Lavagna a scagliare un potente tiro verso la porta di Sheper. Quest'ultimo si fa trovare pronto, bloccando in presa sicuro il pallone. Al 22esimo Passeri riceve da Messina sull'auto destro dell'area di rigore, sfoderando un'insidiosa traiettoria che per poco non beffa il portiere Morandi. La concentrazione degli ospiti tende a calare sul finire del primo tempo ed a testimoniarlo è proprio l'estremo difensore del Latina. Al 35esimo, in occasione di un retropassaggio di Santovito, il portiere nerazzurro si dimostra lento nel rilanciare il pallone, facendosi rubare la sfera da Gaetano, ma successivamente è bravo a rimediare sull'attaccante azzurro con un reattivo intervento. Al 38esimo, il numero 10 azzurro spreca una buona occasione non riuscendo ad agganciare in area di rigore il preciso suggerimento di Messina dalla tre quarti. Termina il primo tempo con il momentaneo vantaggio dei padroni di casa, ma la buona vena offensiva degli avversari fa risultare la partita ancora in bilico. La ripresa ripropone il copione già visto nel primo tempo, con gli ospiti che si spingono in avanti con coraggio. Dopo 2 minuti Esposito perde palla favorendo il contropiede degli avversari con Mancini, che serve Lavagna in profondità, ma Sheper è bravo ad uscire tempestivamente sull'attaccante avversario. Al sesto Amabile estende fuori area Gennari. È proprio quest'ultimo ad incaricarsi del calcio di punizione, disegnando una pregevole parabola che si stampa all'incrocio dei pali. Il Napoli soffre, non godendo della giusta distanza tra i reparti. La difesa azzurra subisce le pericolose sortite offensive degli avversari, come all'undicesimo minuto, quando Mancini suggerisce per Lavagna, che crossa in mezzo per Romani, ma è decisivo l'intervento di Riccio che anticipa l'attaccante del Latina. Mister Carnevale capisce che la sua squadra stenta a costruire il gioco e si affida ai cambi rivoluzionando il volto della sua squadra. Escono Amabile, Messina e Matera per far spazio a Volpicelli, Mentana e Della Corte, con Gaetano che si sposta sulla linea dei centrocampisti. Al 19esimo è proprio il neoentrato Della Corte a rendersi pericoloso, convergendo verso il centro e scaricando la sfera per Russo, ma il cross in mezzo per Mentana è contratto dal prezioso intervento di Santovito. Il Napoli gioca e resta in pressione offensiva, sviluppando maggiormente le sue trame di gioco sulle corsie esterne, come al 36esimo, quando Della Corte va via in velocità a Maestre e Guidotti e serve Mentana in area di rigore, ma l'attaccante viene scaraventato a terra dal subentrato Belluzzo. Ma per il signor Tolus non vi sono gli estremi per un calcio di rigore. L'azione prosegue e sugli sviluppi di un intervento falloso di Esposito su Brizzi gli animi si accendono, con l'arbitro che mostra il cartellino giallo per Calabrese e Romani. La beffa per gli azzurri si materializza al 40esimo,
La difesa azzurra va in affanno con Esposito che regala il pallone al subentrato Arfawi, il quale è bravo a rifinire per Di Marco che con una conclusione mancina trafigge Sheper sul suo palo. Durante il terzo minuto di recupero però un gesto scorretto di un giocatore del Latina regala un brutto epilogo al match. Numero 13 Belluzzo rifila un pugno al Russo a palla lontana, scaturendo l'ira dei componenti della panchina azzurra. La tragica scena si sviluppa con un indecente caccia all'uomo da parte dei giocatori azzurri. A farne le spese sono, oltre al colpevole Belluzzo, anche Gaetano e Mattera, espulsi entrambi dall'arbitro Tolus. Non si dovrebbero mai assistere a scene come queste nel calcio, soprattutto se si tratta di un match di settore giovanile, dove i valori di questo sport, come la disciplina ed il rispetto per gli avversari, devono oltremodo emergere. La partita termina in parità. Il Napoli rimane in seconda posizione, ma perde due punti preziosi rispetto alle dirette avversarie. Il Palermo, vittorioso quest'oggi contro l'Ascoli, è distante adesso solo un punto, mentre la Roma, prossima avversaria degli azzurrini, allunga più 5 punti grazie alla vittoria in trasferta contro la Ternana. Gli azzurrini devono ancora crescere sotto l'aspetto mentale, oltre che tattico, soprattutto lavorando sulla personalità degli interpreti in campo, per attutire il colpo nei momenti difficili, per fare risultati anche quando non si è in brillanti.